cosa, ma lo dicevamo anche lì prima, che sulla mappa tu hai la visione di Siena, cioè, perché anche con il telefonino, con la mappa nella città, tu sai, vai, sei veramente un po' come gli scemi, cioè, invece di guardarti intorno a parlare con la tua donna, vai avanti. Del gioco è che tu vedi persone che in un altro contesto, nello stesso luogo, non si metterebbero mai a provare quella cosa lì, né manco si saluterebbero, e invece lì si trovano in relazione, perché poi è una relazione vera, perché è una relazione di si ride, si scherza, si gioca. La costruzione di percorsi, e forse si sta iniziando a provare anche qui in Italia, di percorsi culturali di vicinanza, raggiungibili con mezzi come la bicicletta, raggiungibili dai propri luoghi di residenza, ad esplorare cose che non abbiamo mai visto, diventa un'occasione grande. Diventa un'occasione grande perché talvolta proprio il viaggio, diciamo, l'aereo low cost rischia. Parlavamo prima di come la rete, le occasioni della rete, in questo senso inteso anche come viabilità, di fatto ci allargano gli orizzonti ma predeterminano alcuni passaggi obbligati, nel senso tutti finiamo con il leggere le stesse cose, vedere le stesse cose, viaggiare negli stessi luoghi, perché lì il biglietto costa 19 euro e quindi lì ci andiamo tutti. In altri luoghi non arriviamo. Quei 19 euro magari ci portano nella grande capitale, con la stessa cifra però possiamo scoprire una valle che non conosciamo.